Io mi trovo qui a dover commentare una partita che non voglio commentare. Ve lo dico con tanta onestà, ragazzi. Ve lo dico davvero con tanta onestà. Non... Mi trovo qui a commentare una partita che non voglio assolutamente commentare. Una partita che non può essere commentata. Non può essere commentata. Come Cagliari-Roma, sono partite che non possono essere commentate. Perché sembra un film di fantascienza. Sembra veramente un film di fantascienza. Io al 92esimo, quando l'arbitro ha fatto così, no, ed è andato a vedere il VAR, ho detto, poi lo vedete anche nella mia live reaction, ho detto basta, io voglio smettere di vivere, almeno per i prossimi minuti, fino al fischio finale, voglio smettere di vivere, perché è più facile così, è più facile così. L'esultanza, la gioia, la felicità. E poi la grande beffa, ragazzi, la grande beffa, la grandissima fregatura. Great banter. What a banter. Che grandissima fregatura. L'emblema, il gol di Saponara è l'emblema di un periodo sfigato. Perché quello della Lazio è un periodo sfigato. Adesso usciranno 567 milioni di sfoghi, no? Così come sono usciti 567 milioni di sfoghi dopo Cagliari-Roma da parte dei romanisti. Forse lì ci sta, forse lì ci sta, ma io personalmente non mi sento di fare uno sfogo contro i ragazzi che oggi hanno dimostrato per l'ennesima volta di voler vincere. Hanno dimostrato di voler vincere, hanno fatto esultare tutto l'Olimpico all'ultimo minuto, perché quello era l'ultimo minuto, e poi la grande fregatura. Perché questo è un momento sfigato. Sono finiti i big match dopo la partita contro l'Inter ed è iniziato il periodo sfigato. È iniziato il periodo sfigato. Anche oggi abbiamo preso un altro palo, tra l'altro, anche oggi abbiamo preso un altro palo, così come abbiamo preso palo contro il Chievo e così come abbiamo preso palo contro il Sassuolo, sempre immobile. E quel gol all'ultimo minuto è l'emblema, ragazzi. Cioè, adesso io sono molto curioso di vedere cosa pensano gli altri youtuber laziali, no? Se faranno un ennesimo sfogo, non ce n'è bisogno. Non, i ragazzi non se lo meritano, non si meritano uno sfogo, ragazzi. Non si meritano uno sfogo perché questo è un periodo sfigatissimo. È un periodo sfigatissimo. La Sampdoria ha fatto due tiri in porta. Ha fatto due tiri in porta. Ha sfruttato le nostre uniche due disattenzioni difensive. Perché sì, la Lazio è una squadra che ha disattenzioni difensive. Così come ce l'ha la Roma, così come ce l'ha il Milan, così come ce l'ha l'Inter, così come ce l'ha ogni squadra di questa Serie A. Esclusa la Juventus. È normale, è normale. È normale avere disattenzioni difensive. Però due tiri in porta. Due tiri in porta. Ho visto le statistiche. 20 tiri contro 2. 20 tiri contro 2. Vuol dire che c'è poca cattiveria lì davanti. C'è paura nel finalizzare, c'è paura nel concretizzare. Oggi Audero ha fatto tre grandi parate, oltre al palo. Ragazzi, cioè, proprio. È un periodo. Io non so veramente, non so come commentare questa partita. Aiutatemi. Cosa volete che io vi dica? Cosa volete che io vi dica? Dopo una beffa del genere, dopo una fregatura del genere, che cosa volete che io dica? Si stava ripetendo a Sampdoria-Lazio dello scorso anno. E per fortuna che non l'ho detto, se no avrei fatto una figura di merda, nella live reaction. Per fortuna che non l'ho detto, si stava ripetendo a Sampdoria-Lazio dello scorso anno. Con la differenza che qui è arrivata la beffa, perché siamo in un periodo di merda, siamo veramente in un periodo sfigato. Altro che colpe di Inzaghi. Oggi la Lazio ha giocato bene. Oggi forse l'unico sottotono, Milinkovic, che si è mangiato un altro gol clamoroso. Forse Badel un pochino sottotono. Però, io non so, Patrick ha spinto fino alla fine. Cioè, Patrick ha veramente dato l'anima in questa partita. Idem Lulic, sono due terzini con un sacco di limiti tecnici, un sacco, non sanno difendere, hanno dei limiti tecnici, però ce la mettono tutta, ce la mettono tutta. Immobile ce l'ha messa tutta, ce l'ha messa. E mi dispiace quando ho visto Immobile uscire dal campo subito dopo il gol di Saponara, mi è dispiaciuto perché, ragazzi, cioè, questi sono giocatori che ci mettono l'anima, che ci hanno messo l'anima oggi, che ci hanno messo l'anima nel secondo tempo contro il Chievo, che ci hanno messo l'anima contro il Milan ci è andata bene, abbiamo meritato il pareggio, questo risultato non ce lo meritavamo, ragazzi, non ce lo meritavamo, i ragazzi meritavano di andare a casa con 3 punti, mi dispiace.
Mi dispiace, è per questo che io non so come commentare questa partita. Non so come commentare. Vi aspettate che io adesso mi metta a parlare di tattica? Oppure vi aspettate che io mi metta a criticare qualche giocatore? Perché non ho giocatori da criticare io. Non so voi, ma io non ho giocatori da criticare. Non ho, ho visto già gente che se l'è presa con stracoscia per il gol del 2-1. Ma siamo seri? Siamo seri? Dobbiamo trovare il capro espiatorio? Vi dico chi è il capro espiatorio? Satana, il diavolo, la sfiga, la sfortuna. Questo è il capro espiatorio. Non iniziamo a prendercela con i giocatori, che hanno fatto due errori oggi. Hanno fatto due errori, almeno la difesa ha fatto due errori e siamo stati purgati in entrambi i casi, perché noi i nostri avversari ci segnano sempre la prima occasione, sempre la prima occasione, ragazzi. Il Chievo ci ha fatto con la prima occasione. Il Sassuolo ci ha fatto con la prima occasione. La Spalla ci ha fatto con la prima occasione. Chi sono questi? La Sampdoria ci ha fatto con la prima occasione. E ovviamente ci troviamo sempre in svantaggio. Ci troviamo sempre in svantaggio. Loro si chiudono. 11 dentro l'area di rigore. Tiriamo, quelli ribattono. È così, ragazzi. Vi ho appena spiegato le ultime 4-5 partite della Lazio. E non ho neanche menzionato il gol in rovesciata di quello della Pollon. Non ho neanche menzionato il gol in rovesciata di quello della Pollon. È così. È così. È così. Mi levo il cappello davanti ai ragazzi, perché oggi hanno fatto una partita che meritavano di vincere. Una partita che meritavano di vincere, potete dire quello che volete. Adesso so che sicuramente arriveranno commenti contro Inzaghi, contro la società, soprattutto contro la società, contro i giocatori. Io invece no. Complimenti. Un applauso ragazzi, mi dispiace, un applauso alla Lazio, serve un applauso alla Lazio. Io, cioè, perché tu appena prendi quel gol non ti viene una reazione cattiva, non ti viene da spaccare tutto, ti viene semplicemente di stare là a guardare lo schermo e a chiederti: ma sta veramente succedendo? Cioè, è davvero successo? Questa è la reazione che io ho avuto, questa è la reazione che avete avuto voi ragazzi, ve lo dico io, è la reazione che avete avuto voi, sempre se non vi siete bevuti 5 bicchieri di caffè prima della partita. Devo tornare a Roma assolutamente. Mettete un like se... Solite cose, ragazzi. Forza Lazio, sempre e per sempre. Sempre e per sempre.